Pace del nostro Signore Gesù Cristo, il Re della Gloria, amen, nostro Salvatore eterno, capo della Chiesa, unico vero fondamento della nostra fede, amen. Vogliamo ancora riflettere la parola di Dio, vi voglio condividere una parola, una riflessione che il Signore sta mettendo nel mio cuore, dal titolo «Dopo essere usciti dall'Egitto, continuarono a ribellarsi». Questo è il titolo che vogliamo dare a questo messaggio, nel nome di Gesù. «Dopo essere usciti dall'Egitto, continuarono a ribellarsi». Oppure potremo chiamare questo messaggio «Le conseguenze della ribellione, i pericoli della ribellione». E voglio aprire una parentesi, qui sto parlando di ribellione in mezzo al popolo di Dio. Non voglio parlare di ribellione fuori, nel mondo, dove la gente vive nel peccato e sono ribelli per natura, sono figli d'ira, sono figli delle tenebre. Non sto parlando di loro, di quelli che sono fuori, ma voglio parlare purtroppo della ribellione in mezzo a noi, la ribellione in mezzo al popolo di Dio, a coloro che sono stati riscattati dalle tenebre, dall'Egitto, dal peccato, che purtroppo danno spazio ancora alla ribellione, che era, diciamo così, il marchio della vecchia vita, la ribellione. Vogliamo iniziare questa riflessione nel libro del profeta Geremia. Vi invito, cari nel Signore, ad aprire a me la vostra Bibbia insieme a me, gloria a Dio. Geremia capitolo 7, leggeremo qualche verso, amen, dal verso 25 al verso 28. Così dice la parola del Signore: dal giorno in cui i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino a quest'oggi vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, ogni giorno con urgenza ed insistenza. Essi però non mi hanno ascoltato, né hanno prestato orecchio, ma hanno indurito il loro collo e si sono comportati peggio dei loro padri. Perciò tu dirai loro queste cose, ma non ti ascolteranno, li chiamerai, ma non ti risponderanno. Così dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce dell'Eterno, il suo Dio, né accetta correzione. La verità è scomparsa ed è stata eliminata dalla loro bocca. Cari nel Signore, che triste condizione, che triste realtà viene descritta in questi versi che abbiamo letto. Il profeta Geremia, ispirato dallo Spirito di Dio, dallo Spirito dell'Eterno, parlava al popolo di Dio, a coloro che erano stati riscattati dall'Egitto, il popolo che era stato liberato dalla schiavitù, che erano diventati ribelli come i loro padri, un popolo che non voleva più ascoltare la voce del Signore. Eppure, come abbiamo letto qui, dice la scrittura che il Signore aveva mandato ogni giorno, alleluia, con urgenza ed insistenza, i suoi profeti, i suoi messaggeri, i suoi servi. Dio li aveva mandati, ma il popolo non aveva ascoltato, non aveva prestato orecchio, non aveva prestato attenzione, ma avevano indurito il loro cuore, il loro collo,
Ecco cos'è la ribellione. La ribellione è il non volere più ascoltare la voce di Dio, il non volere più prestare attenzione alla sua parola. La ribellione è, purtroppo, cari nel Signore, il rifiutare la parola di Dio per seguire i propri ragionamenti, i propri pensieri o i propri desideri. La ribellione è l'indurimento del cuore nei confronti della volontà di Dio. In quei tempi, ai tempi di Geremia, Dio aveva mandato i suoi servi, i suoi profeti, i suoi messaggeri, ma ancora oggi è lo stesso. Anche tramite questo messaggio, Dio sta mandando la sua parola, i suoi messaggeri, i suoi, alleluia, insegnamenti, e beati sono coloro che ascoltano, che ricevono l'ammaestramento, che ricevono i consigli dell'Eterno. Ma purtroppo la ribellione porta una persona, anche un credente, perché qui Dio parlava al suo popolo. La ribellione porta a non volere più ascoltare la parola di Dio. La ribellione, cari, è disubbidienza. La ribellione è il non volersi sottomettere a Dio, alla sua parola, alla sua volontà. La ribellione porta disubbidienza, mancanza di sottomissione a Dio. La ribellione è fare il contrario di ciò che il Signore dice, di ciò che il Signore vuole. Voglio leggere un altro brano, Salmo 78, e qui leggeremo un'altra chiara parola che Dio mandava al suo popolo che era stato riscattato dall'Egitto, come oggi il Signore parla alla sua Chiesa. Amen? E se oggi ascoltate la sua voce, se oggi stai ascoltando la sua voce, non indurire il tuo cuore. Alleluia. Salmo 78, gloria a Dio, vogliamo leggere dal verso 12, amen, dice così: egli, cioè il Signore, l'Eterno, il nostro Dio, fece prodigi in presenza, alleluia, dei loro padri nel paese d'Egitto, nella campagna di Zoan. Egli divise il mare e li fece passare nel mezzo, vedete? Dio aveva mostrato la sua gloria, la sua potenza, la sua liberazione, la sua redenzione verso questo popolo. Dio aveva aperto il mare, gloria a Dio, in un modo miracoloso. E anche noi lo possiamo dire, quanti miracoli abbiamo visto. Abbiamo visto la gloria, la mano potente di Dio, la sua liberazione, la sua presenza. Perciò noi non possiamo dimenticarci di ciò. La ribellione invece porta l'uomo, il credente, purtroppo, tramite la ribellione si dimentica delle meraviglie di Dio, si dimenticano di ciò che il Signore ha fatto nelle loro vite. La ribellione porta un credente, ascoltate bene, a perdere il primo amore, ad abbandonare il primo amore. La ribellione porta un credente a perdere il timore di Dio, a perdere lo zelo, a perdere la comunione con Cristo. Qui vediamo che Dio aveva liberato il popolo dall'Egitto, Salmo 78 verso 13, egli divise il mare, li fece passare nel mezzo, ammassò le acque come in un mucchio, di giorno li condusse con la nuvola, alleluia, e tutta la notte con una luce di fuoco. Questo popolo, Israele, aveva visto le gloriose manifestazioni di Yahweh, dell'Eterno, del Dio del cielo. Verso 15:
spaccò le rocce nel deserto. Vedete cosa aveva fatto Dio per dissetarli? Dio aveva spaccato le rocce nel deserto e li abbeverò, li dissetò copiosamente come dal grande abisso. Fece scaturire ruscelli, alleluia, dalla roccia e scorrere acque simili a fiumi. Vedete che bontà, che manifestazioni gloriose Dio aveva manifestato nei confronti di questo popolo. Ma poi al verso 17, tragicamente, la parola ci insegna, Salmo 78, 17, ma essi, ascoltate, ma essi continuarono a peccare contro di lui e a ribellarsi all'Altissimo nel deserto e tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le loro voglie. Vedete, la ribellione porta un credente a continuare nel peccato, cioè la ribellione porta il contrario della trasformazione. La volontà di Dio è che un credente, un uomo o una donna che hanno avuto un incontro con Cristo, la volontà di Dio è la trasformazione. Vai e non peccare più. Questo dice il Signore. Ma la ribellione porta il contrario, cioè porta una persona a continuare a peccare, continuare la solita vita. Essi continuarono a peccare contro di lui, eppure avevano visto la liberazione dell'Eterno. E oggi, quanti cosiddetti cristiani, evangelici, quanti credenti, pur avendo in qualche modo nella loro vita, avendo visto la potente liberazione di Dio giungere su di loro, avendo visto la gloria, i miracoli di Dio in un modo o nell'altro, purtroppo hanno continuato a peccare. Non c'è un cambiamento, continuano nella solita vita. Essi continuarono a peccare contro di lui e a ribellarsi all'Altissimo nel deserto. Vedete la ribellione. La ribellione ti fa rimanere legato e non vedi dei cambiamenti, non vedi dei frutti. E la ribellione porta l'uomo a tentare Dio. Loro continuarono a peccare, a ribellarsi e tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le loro voglie. Qui voglio aprire una parentesi spirituale. Quanti credenti oggi chiedono cibo secondo le loro proprie voglie? Il cibo rappresenta il cibo spirituale, la parola di Dio. Ma oggi quanti credenti vogliono ascoltare dei messaggi secondo le loro proprie voglie? Infatti è scritto che negli ultimi tempi molti apostateranno dalla fede e non sopporteranno più la sana dottrina, la genuina parola di Dio. Ma si accumuleranno maestri, dottori secondo le loro proprie voglie e allontaneranno l'orecchio dalla verità per rivolgersi alle favole o ai loro propri interessi, ai loro piaceri. Oggi molti credenti vogliono udire dei messaggi secondo le loro proprie voglie. Non vogliono più sentir parlare di consacrazione, di santificazione. Non vogliono più ascoltare dei messaggi che vadano contro i loro peccati, ma vogliono sentirsi dire belle parole, bei messaggi. Fratello, va tutto bene, non ti preoccupare,
Dio conosce il tuo cuore, Dio vede il tuo cuore, non ti preoccupare, anche se cadi nell'adulterio, va tutto bene, tanto Dio è amore, Dio perdona tutti. Vogliono del cibo secondo le loro proprie voglie. Vogliono manipolare la parola, vogliono ascoltare dei messaggi che fanno comodo. Non vogliono più essere ripresi, non vogliono più essere corretti, non vogliono più essere confrontati. Ma la parola di Dio dice: beato l'uomo che sopporta la correzione. Amen. Non disprezzare la correzione dell'Onnipotente. Il padre che ama i suoi figli li deve correggere. La correzione, fratelli, è un segno dell'amore di Dio. Se Dio ti sta correggendo con la sua parola tramite questo video, non ricalcitrare, non indurire il tuo cuore. Non ti ostinare. Ma se Dio ci corregge è perché Lui ci ama. Il vero amore di Dio non è accettare o, diciamo così, far finta di niente davanti al peccato, ma il vero amore di Dio è correggere, amen? È confrontare il peccato, è sgridare il peccato. Ma oggi purtroppo molti vogliono il cibo a modo loro, secondo le loro proprie voglie. Invece noi dobbiamo dire: Signore, parlami come Tu vuoi. Il tuo servo ascolta, io voglio udire la tua parola, quello che tu mi vuoi dire, Signore, quello che tu sai che è per il mio bene. Parlami, Signore, io voglio sottomettermi a te. Avremo tante cose da dire riguardo a questo, per certo non basterà un video come sto vedendo, perciò voglio concludere qui la prima parte. E voglio ancora dirvi, se il Signore ti sta correggendo, non indurire il tuo cuore per il tuo bene, nel nome meraviglioso di Gesù Cristo. Amen. Amen.